saranno ricordati a Veglia i 10 minuti a cavallo della mezz'ora del secondo tempo tra Sampdoria e Perugia. La Sampdoria vi ha trovato 2 punti che possono valere la Serie A. Il Perugia vi ha perso le speranze, in realtà piuttosto flebili, per un'identica promozione. Raccontiamo dunque questi 10 minuti. Iniziano con la speranza sampdoriana. Giorgio Roselli, che è di Montone, quindi perugino, lotta in aria ed ottiene un calcio di rigore che l'eccellente Paolo Casarin, l'arbitro mondiale, non gli nega. Batte lo stesso Roselli, ma il pallone è fuori. Alla crisi di Roselli fa eco il nervosismo sugli spalti. Chi piange e chi si pesta di santa ragione. Anche questo, ahimè, è calcio. Il Perugia potrebbe fare suo il risultato, vediamo l'azione, ma la Sampdoria, con Sella, ha un pallone d'oro. È fuori. Allo scadere di questi 10 minuti famosi, a cavallo della mezz'ora, come abbiamo detto, Guerrini segna. Gol partita e per la Sampdoria, il lieto sapore della Serie A, ultimi 2 incontri permettendo.